Belle sensazioni. Francesca, posso presentarti Morgan, l'artista? Piacere. Francesca è un giovane critico d'arte. Il padre è un noto gallerista, De Marco. Speravo che voi poteste collaborare, come ti dicevo. Ora vi lascio, scusate. E così ti occupi di arte anche tu, come tuo padre. Posso darti del tuo, vero? Sì, certo. Beh, ti lascio il mio biglietto da visita, così magari avremo occasione di parlarci di nuovo. Volentieri, sì. Questo è il mio. È stato un piacere. Anche per me. E dell'amore? Che cosa ne pensi dell'amore? Penso che sia sopravvalutato. Io sono una persona estremamente razionale e lasciarsi andare completamente con qualcuno è difficile. Ma in fondo si vive bene anche senza, no? No. No? No, non sono d'accordo. Beh, io sono un artista, credo nel colpo di fulmine, credo nella passione. Amore, c'è un amico, si ferma a cena. Amore, resta a cena. Va tutto bene? Sì, sì, non c'è problema. Piacere, sono Francesca. La ragazza di Morgan. Piacere, sono Antonio. Sedetevi, la cena è pronta. Grazie. Morgan mi ha tanto parlato di te.
Sei un gallerista anche tu? È un critico, a dire il vero. Io e Morgan lavoriamo spesso insieme. Non gliel'hai detto? No, a dire il vero no. Passatemi i piatti. Avevi lasciato il telefono a casa stamattina. Sì, lo so, me ne sono accorto in galleria. Ha chiamato qualcuno? No, soltanto un messaggio. Accelo in tasca, prendilo. Sì, la gallerista di stamattina ha un problema di contratto. Sta tranquilla. Ti aspetto a letto. Allora, se per te va bene, ho pensato di mettere in corridoio gli scorci urbani. Così catturiamo subito l'attenzione. E poi qui, dove non abbiamo più spazio, su questa parete metterei i ritratti. I ritratti, eh? Ciao! Francesca! Già a casa? La riunione è finita presto e... Ciao Antonio! Ciao Francesca. Vi disturbo? No, anzi, io stavo andando via. E porto questi in galleria. Ciao. Ciao. Va tutto bene? Amore, è tutto a posto? Te lo stavo per chiedere io, veramente. Morgan, va tutto bene? Ma sì. Soltanto un po' di stress per l'inaugurazione di domani. Corro in galleria, sistemo un paio di cose e torno da te. Ciao. È morto Mario. Perché io non dice, quando la strada di New York devi dipingere, per cui certo. Perciò la definizione esatta sarebbe artista maturo? Sì, sì, direi. Con il vostro permesso. Quanto vi piacciono i complimenti? Scusate, ve la rubo un attimo. Prego. Certo. Salute. Beh, direi che è andata alla grande. Benissimo, anzi grazie per l'aiuto che gli hai dato in questi ultimi giorni. Era così nervoso. Io anche. Ieri sera poi avete fatto tardissimo. Non l'ho sentito rientrare, devo essermi addormentata. Non so di cosa parli. Ieri non ci siamo visti. Nemmeno sentiti. Scusami un attimo. Francesca. No, Antonio, scusami, io devo parlare con Marco. Se tu mi amassi veramente staremmo insieme. Perché hai bisogno di lei? Perché mi fai questo? Io non sono abbastanza. Dio santo, Christine, sei sposata. Sai benissimo che non sarebbe dovuta andare così. Senti, io non... Non ce la faccio. Dobbiamo finirla qui, lo capisci? Io ti amo. Io ti ho sempre amato. Francesca! Complimenti, benissimo, benissimo. Benissimo. Complimenti, maestro. Complimenti.
Caro Antonio, credo che dovremmo fermarci. Il nostro rapporto sta diventando troppo forte. La nostra relazione comincia ad essere troppo intensa. La gente inizia a farsi delle domande. Nessuno sa della mia relazione con Christine, per fortuna. Ognuno ha fatto le sue scelte, lei si è sposata. Ma io e te, caro amico mio, siamo troppo esposti. Frequentiamoci di meno. Il nostro rapporto non ne risentirà, ma la nostra immagine e soprattutto la nostra carriera, quella sì. Inoltre adesso ho Francesca. Inizialmente era solo una copertura, ma ora ne sono innamorato. Ti auguro il meglio. Ti amerò sempre. Morgan. È vero? Ti prego, dimmi perché. Hai idea del male che mi stai facendo? Riesci solo ad immaginarlo. Vieni qua. No, non mi toccare. Non mi toccare, decido io quando voglio essere toccata. Hai una relazione con lei? O con lui? Chi sono queste persone, Morgan? Ma soprattutto chi sei tu? Chi è l'uomo con cui ho diviso il letto negli ultimi 6 mesi? Parlami. Cristo santo, parlami! Io ti amo, lo capisci? Ho rovinato tutto, scusami. Chi è Christine? La mia ex. È successo soltanto una volta. Me ne vergogno. Dopo tutto questo, l'unica cosa che hai il coraggio di dirmi è che te ne vergogni. E io non ero abbastanza. Ero solo... Com'è che mi hai chiamato? Una copertura? Non ci credo. No, ma è complicato. Io ho smesso con lei proprio quando ho incontrato te. E Antonio invece? Tu mi hai tradito anche con un uomo. Francesca, per favore. Morgan, così mi uccidi, non lo capisci? No, che non lo capisci. Per me sei stato tutto. Io ti amo nonostante tutto. Ma tu mi hai mai amata, Morgan? O mi hai semplicemente usata? Ma tu sei la cosa più bella che mi sia capitata. Se fosse così non staremmo in questa situazione. Scusami. Thank you.
Ti ricordi la prima volta che ci siamo incontrati? Proprio la prima, dico. Da subito ho capito che saresti stato mio. Che le nostre anime si erano in qualche modo toccate, avvicinate, entrando in comunicazione fra loro. Non mi guardare così, ti prego. A ripensarci ora mi sembra tutto così assurdo. Ripenso all'ingenuità con cui mi sono avvicinata a te. Al coraggio che ci ho messo nel dire sì, dai, proviamoci. E vedere come tutto quello in cui credevo si sia dissolto mi distrugge. Ma la cosa che mi fa più male, sai qual è? Il tradimento. Pensare che per te l'amore proprio non esiste. Solo perché non hai amore per te stesso. Tu mi hai succhiato via la vita, Morgan. E io mi sento vuota. Ed è un vuoto che fa male. Che non se ne andrà mai. Resterà per sempre. Francesca, io davvero pensavo che sarebbe stato diverso con te. Mi dispiace farti stare così, perché tu non lo meriti. No che non lo merito. Mi fa malissimo pensarti con un'altra. O con un altro. E non riuscire a credere di essere stata qualcosa di importante per te. Tutto quello che abbiamo avuto, dopo tutto quello che siamo stati, se mai siamo veramente stati qualcosa, come puoi pensare di ricominciare tutto con un'altra persona? Non puoi. Mi meraviglio ancora, dopo tutto questo tempo, perché sono stata così forte, nonostante i pianti, a tenerti ancora la mano, dopo tutte quelle ferite, quei morsi, quelle ringhiate da parte tua. Penserai allora alla mia mano sul tuo ginocchio, quando le tue gambe cominciavano a muoversi per il troppo stress. Penserai al mio bacio sulle tempie, quando la tua forza cominciava a crollare un po'. Penserai ai miei sorrisi, quando tutto ti voleva far crollare. Penserai ai miei "io ci sono", quando tutto sembrava sfracellarsi proprio sotto il tuo naso. E ripenserai ai miei baci, alle mie carezze, alle mie facce buffe che facevo solo per te. Le apprezzerai più avanti. Li guarderai come si guarda tutto ciò che si ha di prezioso, perché tu mi avrai avuta. E allora capirai tutto quello che ora non capisci, che ora non vuoi capire. Capirai anche tutte queste lotte silenziose per te, per restarti vicina ancora un po', anche se fa male. E capirai almeno quello che ho tanto faticato a capire io. Che forse l'amore, quello vero, quello delle fiabe, non esiste. Ma soprattutto, capirai che io ci credevo. Io ci credevo. Se non ti consideri più in grado di sorprenderti, osserva come faccio io. Arrenditi alla mia.
Adesso non guardare giù. Il mondo sta cedendo al peso delle lacrime. Cerca di tenerti a me. See you.